tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Un Mondo Piccolo Piccolo. Io sono Lisa, loro sono i miei brufoli e questo è il mio canale. Da oggi si torna di nuovo con i video per adulti, non in quel senso, ma nel senso che ho fatto dei video per bambini e quindi adesso torniamo al vecchio topic del canale, ovvero video di miniature, riciclo e fai da te creativo. Nel video di oggi vi mostrerò come ho trasformato un vecchissimo supporto per lavabo nel mio nuovo tavolino da giardino, anche se io in realtà il giardino non ce l'ho. Quello che ho fatto essenzialmente è stato prendere il supporto, misurarlo e dopodiché ho creato la parte superiore servendomi dei pallet che io ho sempre in casa, un po' come le patate che non possono mai mancare. Anche se a mia non possono mai mancare i pallet, perché come dicono nei gruppi di fai da te, del pallet non si butta via niente come il porco. Inoltre ho riutilizzato tutti i prodotti che avevo già utilizzato per creare il mobile sotto lavabo del mio bagno. Se non sapete di cosa sto parlando, potete prima o poi aprire il link per rigirarvi su quel video. Quello che ho fatto è stato essenzialmente creare il ripiano superiore attaccando 4 assi di legno l'una con l'altra, anzi in realtà 2 assi di legno di una pedana abbastanza grande che avevo a casa. L'ho tagliata in 2 e ho attaccato 4 pezzi di questa pedana l'una con l'altra fino a formare un ripiano. Dopodiché ho preso le misure e ho creato la cornice. E prima di attaccare la cornice ho iniziato a creare il modello del mio mosaico. E ho creato prima il mosaico e dopo l'ho attaccato perché purtroppo le mattonelline erano di diverse misure e quindi ho dovuto calcolare bene anche la distanza delle fughe. È stata un'operazione un po' noiosetta, ma alla fine è abbastanza riuscita. E successivamente, una volta che tutto si era attaccato, trascorse circa 24 ore dall'applicazione dell'adesivo e delle mattonelline, ho fatto la fuga è stata fatta con un prodotto apposito che acquistai all'epoca su Amazon per creare appunto il mobile del bagno. E successivamente ho passato un isolante che serve soprattutto per isolare le fughe delle mattonelle. Questo l'ho fatto perché appunto, come vi ho detto, il tavolo è andato a finire in terrazza e quindi potrebbe essere esposto, non direttamente, ma comunque potrebbe subire qualche danno dovuto alle intemperie. Dopodiché ho attaccato la cornicetta utilizzando sempre la colla Pattex waterproof. E dopodiché, una volta asciutta, naturalmente ho carteggiato e passato sulla vernice. E dopodiché ho usato tutto con una vernice per legno adatta appunto all'esterno. Finita tutta questa bellissima operazione, ho seguito il consiglio di un ragazzo di un gruppo Facebook che mi pare si chiama Fai da te, Bricolage, Riciclo e Woodworking, un gruppo molto interessante, che mi ha consigliato di attaccare il tavolo con dei semplicissimi reggitubi perché appunto non c'era modo di attaccarlo più facilmente. Detto questo, io vi lascio alla visione del video e ci vediamo dopo per i saluti. Per prima cosa sono andata a misurare la parte superiore del supporto, 50 x 30 cm. Dopodiché sono andata a prendere le mie assi, ne ho utilizzate 4 e le ho tagliate seguendo un po' uno schema che mi ero fatta in testa e quindi era quello di lasciare almeno 10 cm da una parte all'altra in più rispetto alla grandezza originale del supporto. Successivamente sono andata ad assemblare il mio ripiano utilizzando questa colla della Pattex che è waterproof. Le ho attaccate in questo modo e dopodiché ho iniziato a carteggiare tutta la superficie. Prima di assemblare tutto ho deciso di andarmi a delimitare la parte in cui effettivamente metterò il mosaico. Ho semplicemente appoggiato sopra la parte della cornice e con una matita mi sono andata a segnare tutti i bordi in modo appunto da non sconfinare una volta che andrò ad applicare i mosaici.
Dopo aver carteggiato il legno, sono andata a passare questo impregnante che è adatto sia per l'interno che per l'esterno. Ho dato due mani di impregnante e per ogni mano di impregnante ho fatto trascorrere circa 12 ore. Prima di attaccare le tessere del mosaico ho avuto cura di delimitare tutta la parte in cui attaccherò la cornice con un po' di nastro di mascheratura e dopodiché mi sono servita del mio amatissimo Patex mille chiodi e ho iniziato ad attaccare tutte le tessere. Per fare in modo che venisse benissimo la fuga, io ho attaccato le tessere e successivamente ho usato una spatolina, si vede meglio in questa inquadratura, ho utilizzato una spatolina per lasciare lo spazio adeguato tra una tessera di mosaico e l'altra. Per la parte centrale ho utilizzato invece le strisce di mosaico, le ho attaccate così e poi ho iniziato a mixare un po' tutti i colori aggiungendo anche altri tipi di mosaico che avevo a disposizione. Ho realizzato le fughe con un prodotto apposito, ho creato questa pasta e dopodiché, aiutandomi con una spatola, ho fatto in modo da farla penetrare lungo tutte le fughe. Ho atteso circa 12 ore e poi sono andata a pulire con una spugna umida. Questo è il risultato e dopodiché, visto che andrà fuori, sono andata a passare abbondantemente questo prodotto che serve a impermeabilizzare le fughe e quindi impedirà al mosaico di sfaldarsi. Ho attaccato la cornice sempre con la colla vinilica waterproof e dopodiché ho fissato tutto con le morse e ho lasciato asciugare per circa 12 ore. Video finito, spero che vi sia piaciuto, anche perché è stata una cosa ansiogena crearlo, perché la mia Canon oggi ha deciso di sfanculizzarmi e ogni 30 secondi chiude le clip, quindi io continuo a parlare per ore senza in realtà registrare niente. Comunque, dopo questo momento di divagazione, io vi ringrazio per aver guardato il video, spero che l'abbiate trovato interessante e che possa essere di spunto per dare vita a qualche altro oggetto che avete a casa. Se il video vi è piaciuto sarebbe carino se mi lasciaste un like, se il video non vi è piaciuto vi prego non lasciatemi niente. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale, attivare le campanelline con gli avvisi e di visitare la mia pagina Facebook. Ci vediamo nel prossimo video in cui si parlerà stavolta di miniature. Ciao!